È stata finalmente fatta luce su alcuni episodi che hanno funestato questo 2010. Oltre alla bomba alla Procura Generale di Reggio, anche l'intimidazione ai danni del giornalista Antonino Monteleone. A cavallo tra la scorsa notte e questa mattina, un'operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Reggio e del ROS ha dato esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di ben 22 persone, accusate dagli inquirenti di essere affiliate alla cosca Serraino, clan egemone nella zona San Sperato-Cardeto. Operazione che ha visto impegnati centinaia di carabinieri. Nel provvedimento emesso dal GIP di Reggio su istanza della DDA si contestano i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata ad estorsione aggravata, danneggiamento e minaccia aggravata, porto e detenzione abusivo di armi, intestazione fittizia di beni ed oltraggio. Quest'ultimo reato ha proprio il sapore di beffa. Questi personaggi, presunti appartenenti alla cosca Serraino, sono addirittura arrivati a minacciare i carabinieri del comando di Cataforio. Considerazioni a parte, va specificato che sono complessivamente 27 i presunti affiliati alla cosca Serraino indagati nell'inchiesta epilogo. Questo è il nome dell'operazione, condotta dai carabinieri e disposta dalla DDA di Reggio. Oltre ad Antonino Barbaro, Felice Lavena, Ivan Nava e Nicola Pitasi, responsabili a detta degli investigatori dell'attentato ai danni di Antonino Monteleone, al quale il 5 febbraio incendiarono l'automobile, e coinvolti anche nell'inchiesta della DDA di Catanzaro sull'attentato del 5 gennaio alla Procura Generale, gli altri indagati sono Alessandro Serraino, Maurizio Cortese, Fabio Antonino Giardiniere, Francesco Giordano, Giuseppe Pitasi, Giovanni Siglari, Antonio Giuliano Suraci, Francesco Tomasello, Antonino Pirrello, Salvatore Scopelliti, Demetrio Serraino, Antonino Alati, Domenico Daniele Caccamo, Giovanni Morabito, Pasquale Pitasi, Sebastiano Pitasi, Domenico Russo, due Francesco Russo, omonimi, uno di 47 e l'altro di 37 anni, Francesco Sgro, Giuseppe e Paolo Russo, ed infine anche una donna, Anna Maria Teresa Adamo. La DDA, nell'ambito di epilogo, ha anche disposto il sequestro di beni mobili e immobili ed attività commerciali nella piena disponibilità della cosca Serraino, per un ammontare di circa 1,5 milioni di euro. Per avviare un'attività, legale o illegale che sia, ottenere un appalto o un subappalto, anche semplicemente per risolvere i problemi nel territorio controllato dalla cosca, tutti devono rivolgersi a loro. Così un collaboratore di giustizia ha spiegato ad investigatori ed inquirenti il ruolo di Alessandro Serraino e di Fabio Giardiniere, ritenuti al vertice della nuova generazione della Cosca Serraino. Semplificazione normativa, incentivi per nuovi investimenti, accesso al credito, ristrutturazione del debito bancario, misure anticrisi, distretti positivi. Ecco le azioni messe in campo dalla Regione Calabria per il rilancio dell'economia, finanziate con circa 100 milioni di euro. A presentare gli interventi sono stati stamani a Catanzaro il governatore Scopelliti, l'assessore alle attività produttive Caridi ed il dirigente dello stesso dipartimento Loise, alla presenza dei rappresentanti dei settori produttivi con i quali gli interventi sono stati concertati. Abbiamo accelerato su molti fronti per aggredire le difficoltà, ha detto il governatore Scopelliti. Le azioni elaborate testimoniano la sensibilità messa in campo per aggredire le criticità nella regione e dare respiro alla nostra economia. Spesso è stata invocata la concertazione, noi l'abbiamo attuata per dare risposte alle richieste del territorio. Siamo soltanto all'inizio di un percorso molto complesso, adesso puntiamo ad un'accelerazione anche sui fondi comunitari. Caridi ha sottolineato come politici ed imprenditori sono uniti insieme per il rilancio dell'economia calabrese. Abbiamo studiato una serie di iniziative a breve, oltre a cominciare a pensare ad un piano triennale con iniziative condivise. Le azioni messe in campo non sono interventi occasionali, ma programmati e mirati per produrre risultati. Assessore Caridi, da dove deve partire l'azione di rilancio dell'economia regionale? L'azione di rilancio deve partire, la politica ha una grossa responsabilità che deve condividere sicuramente con l'associazione di categorie e quindi con gli imprenditori. Quindi tavolo dell'economia, punto di partenza, condivisione degli obiettivi, cercando di studiare le difficoltà che hanno le aziende calabresi. Quindi questo è stato il punto di partenza, quindi studiando le difficoltà e mettendo in piedi uno strumento o più strumenti che riguarda le nostre aziende calabresi, riescono a dare sicuramente dei risultati, quindi accesso al credito, nuovo bando PIA, semplificazione della fase amministrativa, che è una grande difficoltà che è venuta fino ad oggi sottovalutata, e quindi con gli incentivi che sicuramente riusciranno a dare un po' di respiro alle nostre aziende. In effetti, più che il problema del credito, esiste il problema dell'accesso al credito. Sì, accesso al credito. Oggi abbiamo stanziato 51 milioni di euro per l'accesso al credito con Fincalabra, che è la nostra società in-house regionale. Ma non è soltanto quella l'iniziativa, ma abbiamo condiviso più iniziative in modo da studiare
tutte le esigenze e tutte le difficoltà che oggi hanno le nostre aziende. Presidente Scopelliti, diceva, state aggredendo su diversi fronti per fronteggiare alcune difficoltà ormai ataviche in questa regione. Purtroppo siamo costretti a lavorare all'emergenza, ma la politica riesce sicuramente a evidenziare le positività, le eccellenze calabrese quando nell'emergenza riesce a programmare, questo stiamo facendo. Presidente regionale di Confartigianato, Fonte sosteneva che il calabrese sostanzialmente è single, questo è un bene o un male? È un male perché oggi la vittoria, la scommessa è quella di riuscire a fare rete fra le varie aziende. Su questo stiamo lavorando e sicuramente con la voglia che c'è da parte degli imprenditori, degli artigiani ma anche della classe politica, questo binomio e questa rete che riusciamo a fare sicuramente insieme riuscirà a dare risultati.